Bentornato dottor Bennato e grazie come sempre per esserci. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Benvenuti a Supervivientes, così ha aperto la sua prima chiacchierata all'interno di Telecinco, televisione del gruppo spagnolo, e si è presentata a tutti. Una bella ragazza, 5.000 follower che non sono neanche tantissimi, eppure già alla conduzione di un programma. Devo farle i complimenti. Sì, perché questo è il primo, che io sappia, il primo esperimento televisivo di conduzione tramite un sistema virtuale, diciamo così, di una personalità virtuale costruita con l'intelligenza artificiale. Questo tipo di personaggi in realtà nel mondo digitale non sono particolarmente nuovi, ormai sono già 2 anni che si parla dei virtual influencer, no? Cioè coloro i quali hanno tutte le caratteristiche, si comportano sostanzialmente come degli influencer, ma in realtà sono delle tecnologie che vengono sviluppate con l'intelligenza artificiale. Per esempio c'è il caso emblematico di quella più famoso a livello internazionale, che è Lil Miquela, che è una virtual influencer, ha fatto diverse attività con dei brand molto importanti, e in Italia è stata vista nell'ultima campagna sull'auto elettrica della BMW. Quindi questo per dire che ormai questi nuovi soggetti a metà tra, che sembrano degli esseri umani ma in realtà che sono prodotti con l'intelligenza artificiale, ormai cominciano a popolare tutti i nostri mezzi di comunicazione. Professore, riprendo una chiacchierata che abbiamo condiviso un po' di tempo addietro. Anche in questo caso si tratta di una influencer donna, si gioca facile? Allora, diciamo che secondo me è proprio un timore del marketing di ultima generazione nel rischiare con altri personaggi. Quindi secondo me è anche un modo, no, per utilizzare delle influencer digitali, perché da un certo punto di vista, essendo un esperimento, si cerca di valorizzarlo in ogni modo possibile. Però secondo me non è lontano il momento in cui cominciano ad esserci influencer non solo uomini, anche già qualcosa c'è all'orizzonte, ma soprattutto ibridi, cioè influencer che in realtà sono pupazzi, sono personaggi dei manga, sono robot e così via dicendo, in cui proprio la dimensione artificiale della comunicazione comincia a essere più evidente e sarà progressivamente sempre messa sull'orizzonte, nel senso che non sarà più importante se quello che stiamo interagendo è un essere umano, almeno nei social, è un essere umano oppure una tecnologia, ma semplicemente quello che varrà è il contenuto. Infatti non è un caso che sia stato un reality quello che ha, diciamo così, ospitato la conduttrice virtuale prodotta con l'intelligenza artificiale, proprio perché i reality hanno una componente di contenuto, diciamo così, piuttosto bassa, ma hanno una componente relazionale di discussione, di chiacchiera molto ampia, quindi anche un modo per testare i vantaggi ma soprattutto i limiti che hanno questo tipo di tecnologie. Professore, non ho avuto modo di vedere come sia andato poi l'esperimento nel concreto, però sono abbastanza affascinato dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ho visto da pochi giorni a questa parte un tutorial di un famosissimo protagonista di Instagram, dei social network, dove faceva vedere nel concreto come fosse indistinguibile dall'originale. Non so se è andata bene appunto la prima di Alba, però sono rimasto esterrefatto, siamo arrivati a un livello abbastanza alto. Sì, per quanto riguarda la verosimiglianza dei soggetti, sicuramente ormai siamo molto avanti, e quindi ci avevano visto lungo gli attori del sindacato di Hollywood, del SAG-AFTRA, nel fare un contratto in cui li tutelava da questo tipo di clonazione delle persone, degli attori, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. Questo sicuramente è un aspetto importante. Però quello che ancora è centrale è che questi strumenti sono ancora dei puppet, cioè sono molto sofisticati, ma sono dei pupazzi sostanzialmente, cioè ancora hanno bisogno di un'importante opera di editing, di costruzione dei testi, costruzione delle interazioni, che al momento non possono essere completamente autonomi. Però come ormai ci ha abituato l'intelligenza artificiale di questi ultimi 2 anni, è solo questione di tempo che diventino sempre più autonomi, sempre più in grado di gestire situazioni sociali complesse, come appunto la conduzione televisiva, l'interazione sociale o roba di questo tipo. Quindi cominciamo a prepararci sul fatto che ci saranno via via dei nuovi protagonisti dei nostri spazi internet, in cui si comporteranno a tutti gli effetti come degli esseri, in realtà sono fatti con delle sofisticate intelligenze artificiali, il che non vuol dire che bisogna avere delle resistenze in questo senso, ma semplicemente valutarne la gradevolezza, ma soprattutto la capacità che hanno di interagire, di fare la stessa cosa che fanno le persone che in realtà umane, che in realtà ormai vengono a essere messi in secondo piano da queste tecnologie.
Dottor Bennato, non so se ha seguito la vicenda anche di TikTok, ne parleremo nel corso della seconda ora, è stata multata a 10 milioni di euro, è entrata a gamba tesa l'autorità del garante e ha scritto qualcosa secondo me di emblematico che potrebbe far finire questa storia dell'intelligenza artificiale più o meno nello stesso modo, ovviamente con i dovuti paragoni. Sottolinea l'urgente necessità, questo dicono, di una solida educazione digitale e di misure preventive. Anche in questo caso ci vuole, come diceva lei, il modo, gli strumenti per poter distinguere reale e virtuale in modo che tutto sia chiaro, se no si finisce male. Allora, TikTok è stata multata sostanzialmente perché ha fatto delle operazioni, diciamo così, poco rispettose nei confronti dei minori, quindi questo sicuramente è emblematico, soprattutto di quanto è ormai si è entrato nella vita quotidiana dei giovanissimi questo tipo di tecnologia. Io da un punto di vista, diciamo, in linea di principio non sono ostile alle tecnologie digitali, però come spesso capita, così come sono delle opportunità, hanno anche dei rischi potentissimi. Secondo me bisognerebbe cominciare a riflettere sul fatto che questa roba deve essere inserita all'interno di un percorso educativo, scolastico, familiare, eccetera eccetera. Perché dal mio punto di vista il fatto che le tecnologie artificiali siano state distribuite con le stesse logiche dei social, cioè che basta che ti fai un account e puoi produrre tutti i contenuti che vuoi, secondo me è stata una mossa azzardata, perché essendo molto potenti queste tecnologie nella capacità di essere mimetiche, cioè di simulare interazioni umane, testi scritti da persone eccetera eccetera, creeranno un sacco di confusione, per cui anche in un utilizzo, diciamo così, non etico, ci potranno essere dei rischi sostanziali molto importanti. Quindi io avrei fatto invece una distribuzione di tipo così più controllata, avrei fatto dei corsi in cui tu in realtà più che insegnare come si usa questa roba, fai capire quali sono gli svantaggi e i pericoli nell'utilizzo indiscriminato di queste tecnologie. E lo dico da a ragion veduta, essendo io tra l'altro un abbonato a OpenAI, a ChatGPT, quindi ho visto cosa si può fare e, diciamo così, mi sono piuttosto impressionato. E questo vuol dire sostanzialmente che bisogna mettere al centro la formazione, ma soprattutto l'etica, cioè dei valori che portano a essere utilizzati, e valori in senso laico intendo io, nel senso sociologico, in senso assolutamente laico, che però debbano guidare l'utilizzo di queste tecnologie, perché dall'utilizzo scherzoso di un deepfake alla trasformazione in questo, in un sistema che potrebbe interferire nelle elezioni o nello sviluppo dell'organizzazione democratica, è veramente, il passo è molto breve. Professor Bennato, la faccio chiudere perché ho scoperto che ci ha un po' copiato, cioè all'interno della sua ultima opera ha messo dentro un po' di tutto, così come facciamo noi, ispirandoci in maniera molto umile a quello che faceva Maurizio Costanzo con il suo Fritto Misto, però nel suo ultimo libro, che si intitola La società del XXI secolo, si passa da Facebook ai Bitcoin. E soprattutto mi deve dare una piccola anticipazione: che c'entrano con la crisi in Kazakistan i Bitcoin? Allora, diciamo che sì, due domande. Allora, la prima è perché mi sono accorto che per capire il XXI secolo, dal mio punto di vista, c'è persone, tecnologie e dati, e il modo migliore è utilizzare i casi studio. Quindi io ho fatto appunto un collage delle cose più interessanti che ovviamente prendo dalla cronaca, ma anche dalle ricerche, per poter raccontare come sta cambiando il modo in cui viviamo, in questa sovrapposizione tra spazio fisico e spazio digitale, processi fisici e processi digitali. E poi Kazakistan e Bitcoin è stato un caso, secondo me, emblematico, perché è stato fatto entrare, il Kazakistan è il terzo produttore al mondo per quanto riguarda l'energia elettrica, ha fatto entrare le fabbriche di Bitcoin per cercare di aumentare il PIL del economico, ma in realtà non solo il PIL non si è aumentato perché le fabbriche di Bitcoin hanno bisogno solamente di avere tanti computer e tanta energia elettrica, quindi nessun indotto, nessuna assunzione di lavoratori, ma la cosa più pazzesca è che ha avuto una crisi energetica, il terzo produttore di energia elettrica al mondo dopo Stati Uniti e Cina, il che fa capire come anche delle cose assolutamente che uno potrebbe dire assolutamente banali, come appunto produrre una criptovaluta, quindi un nuovo modo di concepire il denaro, in realtà può avere un impatto economico e sociale assolutamente straordinario. Tra l'altro, proprio 2 anni fa c'erano state proprio le rivolte in Kazakistan nelle prime settimane di gennaio del 2022, proprio per colpa della crisi economica dovuta all'ingresso del Bitcoin. Ecco, questo fa capire come il mondo in cui viviamo vive contemporaneamente sia su internet che nel mondo analogico. Se volete capire qualcosa in più sul mondo che stiamo vivendo e su dove sta andando La società del XXI secolo, l'autore naturalmente Davide Bennato, l'edizione La Terza. Complimenti per questo ultimo lavoro, professore, noi la seguiamo sempre, anche perché praticamente bussando da lei possiamo sapere quasi tutto. Bontà sua, diciamo che mi fate domande su questo che sono preparato. Grazie davvero, buon lavoro, alla prossima. Un saluto, arrivederci, un saluto a tutti.